Dopo una lunga lotta contro la malattia si è spento. Oliviero Biancato aveva salvato una donna dal suicidio gettandosi nel Canal Salso. L'appello disperato di una mamma che chiede ancora una volta aiuto alle istituzioni per lei e il figlio, l'appello al governatore Veneto. A Venezia l'alta marea tocca una punta di 124 centimetri, domani si replica, una donna ne approfitta per dare spettacolo e mostrarsi in biancheria intima. Nel giorno del via libera definitivo alle nuove schede ospedaliere, il presidente Zaia non risparmia una frecciata a chi ha progettato l'ospedale di Mestre. Arriva la vittoria per la Reier che batte Milano sul parquet di casa. Coach Markowski, il merito è della squadra, l'hanno guadagnata. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito anche dai nostri titoli, questa mattina è stato celebrato il funerale di Oliviero Biancato, meglio conosciuto come l'eroe di San Giuliano. Aveva infatti salvato una donna dal suicidio gettandosi nel Canal Salso. Nel 2012 aveva salvato una donna che voleva togliersi la vita. Si era gettato senza esitare nel Canal Salso mentre altri stavano a guardare. Da quel giorno è diventato l'eroe di San Giuliano, perché lui, Oliviero Biancato, detto Walter, non ha salvato solo una vita, ha rischiato la sua. In quel periodo infatti era malato e si stava sottoponendo alla chemioterapia, ma raccontò gli era scattato qualcosa dentro. Oggi quell'eroe non c'è più, la malattia ha vinto su di lui. Venerdì si è spento nella sua casa di Marcon. Un male dentro e la beffa del licenziamento, come aveva denunciato ai nostri microfoni lo scorso maggio. Ti fa perdere tanta forza, tanta energia, non è che sia, però la voglia di tornare al lavoro era tanta, appunto per sentirmi una persona attiva, una persona che può servire, può dare ancora qualcosa, insomma. Questo era, la dignità del lavoro è dura, anche la mazzata del lavoro è stata dura, tanti pensieri ti passano per la testa e è difficile, che una famiglia, una moglie, figlio, vabbè, è autonomo, però... Lavorare per non perdere la dignità, per la sua famiglia, ma quel lavoro non l'ha più riavuto. Stamane nella chiesa della Madonna Pellegrina, stracolma, è stato celebrato il funerale. Voi date testimonianza, l'assemblea così numerosa e anche così giovane, date testimonianza della grande disponibilità e del grande altruismo che ha caratterizzato la vita di Walter. Per l'omelia il parroco ha scelto il brano del Vangelo sulla disponibilità e l'altruismo, perché Walter era così e lo testimonia anche la presenza di tanti giovani per il suo impegno anche a favore dello sport. La moglie e il figlio Matteo che si danno forza, il ricordo del nipote in una lettera letta dal parroco. Signore, mio zio deve essere e sicuramente lo sarà sempre un esempio di vita per tutti noi, perché ha lottato con tutto ciò che poteva fino all'ultimo istante, fino all'ultimo respiro della sua vita, con coraggio, forza, senza arrendersi mai, e con fede grande in te. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato la difficile storia di una mamma che aveva chiesto aiuto tramite i nostri mezzi, tramite le telecamere. Ora la sua situazione è peggiorata e lei ha lanciato un nuovo appello. Dopo averci raccontato la sua storia, Loredana Varagnolo aveva qualche speranza, ma la situazione è andata peggiorando. Il suo convivente, da cui lei ha avuto un figlio che oggi ha 7 anni, si è buttato dal quarto piano di casa. Si è salvato, ma dopo questo episodio il bimbo è stato portato in una struttura protetta. Questo era già da tempo stato deciso, però c'era un provvedimento urgente del Tribunale per i minorenni che il bambino doveva entrare in struttura ancora il mese di luglio. Ho segnalato, ho denunciato fatti molto gravi accaduti in casa, in presenza del bambino. Bambino ha subito maltrattamenti, la sottoscritta ha subito maltrattamenti, ingiurie e di quanto più che un ammalato psichiatrico può fare. Mi sono
sono ugualmente presa cura di quest'uomo perché non sapevo, non avevo dove andare. Così più volte ha chiesto aiuto per lei e il figlio, ma sostiene di non avere mai avuto risposte. È stata proprio lei a portarlo nella struttura per non fargli più vivere quell'incubo, ma il distacco è lacerante. È un dolore lacerante. In casa si sente che manca, si sente. E si parla di un bambino, si dice un bambino problematico, ma i problemi sono, è inevitabile in una situazione del genere. Io sono una persona adulta e non sono arrivata a dire non ce la faccio più, ma pensiamo per un bambino di 7 anni, voglio che tutti sappiano che quello che è successo perché non siamo stati tutelati. Si parla tanto della tutela delle donne, della tutela dei minori, e questo è il risultato. Per questo lancia ancora una volta un disperato appello. Adesso chiedo aiuto, va bene? Mi rivolgo ancora per una volta a Luca Zaia, che io stimo molto, che si metta quanto prima in contatto con me, perché sappia cosa è successo. Questa non è giustizia. E a proposito del presidente Luca Zaia, nel giorno del via libera definitivo alle nuove schede ospedaliere non ha risparmiato una frecciata a chi ha costruito l'ospedale all'Angelo. Vuol dire che abbiamo un piano industriale vero e proprio, che abbiamo deciso dove si fanno gli investimenti, come si faranno, e che i cittadini avranno la certezza di avere una sanità governata al 100%. Dopo 16 anni di attesa dal precedente, il Veneto ha da oggi il suo nuovo piano sociosanitario, pronto a passare alla fase applicativa. La Giunta ha approvato oggi, in seconda lettura dopo l'iter valutativo in quinta commissione del Consiglio regionale, le schede di dotazione ospedaliera che disegnano una nuova e più moderna rete di strutture. Noi abbiamo tagliato ai sensi della normativa nazionale, tra l'altro va detto, circa 1200 posti letto. Questi 1200 posti letto in realtà sono stati travasati sulla bassa media intensità di cura. La differenza di costo fra i due, tradotto l'ospedale per acuti vale circa 700 euro al giorno, mentre quello a bassa media intensità di cura, l'ospedale di comunità, o meglio riabilitativo, vale 150 euro. Appena il piano andrà a regime, sostiene Coletto, la regione recupererà importanti risorse per nuovi investimenti sanitari. Nel giorno delle schede, Zaia ha colto l'occasione per rilanciare anche la sua campagna sull'efficienza nell'edilizia ospedaliera. Bersaglio principale, l'ospedale dell'Angelo, esempio di struttura bella ma inadeguata. Ma guardi, io non discuto la bellezza e la valenza dei progetti che sono stati realizzati in Veneto, però quando il mio direttore generale mi dice che si debbono assoldare i rocciatori per pulire le vetrate di un ospedale, dico beh, si poteva anche evitare. Penso che si possono fare cose belle, faccio appello a tutti i progettisti di ogni genere, dai più creativi ai meno creativi, affinché le nuove progettualità siano essenziali, funzionali, poco costose da gestire. Come previsto, oggi l'acqua alta a Venezia ha toccato una punta di 124 centimetri, addirittura c'è stato chi ha pensato bene di spogliarsi e restare in lingerie. 125 centimetri il livello di marea ha raggiunto in centro a Venezia in giornata, questo il dato sicuro. Incerte invece le misure della modella che ha posato in lingerie sexy in piazza San Marco nel momento di picco massimo. Una donna procace, con stivali e autoreggenti, si è mostrata come mamma l'ha fatta all'ombra del campanile. Reggiseno rosso e mantella aperta a favore di obiettivo della macchina fotografica. Lo scatto ha fatto il giro del web e sembra essere opera di René Jacobs, un famoso fotografo in tour in Italia. In principio fu il wakeboard con la tavola che correva su e giù per l'area marciana, poi il balletto, e infine il bagno di alcuni turisti, con tanto di tuffo dalle passerelle e aperitivo immersi nell'acqua. Quella di oggi, dunque, non è la prima volta che Piazza San Marco diventa il teatro per le scorribande di chi cerca visibilità e magari un po' di clamore. Performance che naturalmente provocano la reazione stizzita dei veneziani che, quando c'è alta marea, hanno voglia di tutto, tranne che di scherzare.
E pur con un ritardo di qualche ora proprio a causa dell'acqua alta, anche quest'anno è stato inaugurato il ponte votivo della Madonna della Salute, alla presenza del vice sindaco Sandro Simionato, del prefetto, di numerosi esponenti delle forze dell'ordine e di Don Dino Pistolato. Il ponte votivo rimarrà aperto fino alle 22 di lunedì 25 novembre e verrà poi chiuso al passaggio per qualche ora se l'acqua alta della mattinata di domani supererà i 110 centimetri come previsto. Ed ora, nel prossimo servizio, altre brevi notizie dai comuni del veneziano. Mestre, grave incidente sul lavoro nel cantiere del nuovo Ocean di via Don Tosatto, accanto a quello vecchio. Un operaio di 60 anni, originario del Napoletano, si è schiantato al suolo da un'altezza di circa 2 metri. Ha perso l'equilibrio ed è caduto mentre si trovava a cavalcioni su una scala di alluminio. Lo schianto gli ha causato gravi traumi. I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti, capendo subito che la situazione era difficile. L'operaio è stato trasportato all'ospedale, dove sarebbero state riscontrate soprattutto delle lesioni al fegato. È ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Fiesso d'Artico. Un arsenale di armi tra mitra, fucili a pompa, pistole ed esplosivo è stato trovato dai carabinieri di Vicenza in un blitz nella casa di un insospettabile che è stato arrestato, assieme ad un ex della Mala del Brenta. L'indagine era iniziata lo scorso settembre dopo varie segnalazioni su un'auto di grossa cilindrata che era stata vista più volte aggirarsi nei pressi di banche e ville nell'area di Bassano. I carabinieri hanno svolto un monitoraggio tra i sistemi di videosorveglianza, analizzando milioni di filmati e riuscendo ad individuare l'auto, risultata rubata nel parcheggio dell'aeroporto di Venezia. Jesolo. Una pattuglia di carabinieri in servizio è stata attirata da un cittadino romeno e uno bengalese che camminavano insieme tra i negozi del Laguna Shopping e hanno deciso di fermarli. All'identificazione si è scoperto che il ragazzo dell'Est, 28enne senza fissa dimora, era stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale per furto. Il compagno, invece, 35enne, era clandestino in Italia. Il primo è stato dunque arrestato per scontare il residuo di pena di 2 mesi e 18 giorni. Per l'altro, invece, sono state avviate le pratiche per l'espulsione. Pagavano un esperto che sostenesse l'esame teorico di guida al posto loro. Dopo 3 anni di accertamenti condotti dagli agenti della stradale, sono stati recapitati 12 avvisi nei confronti di 2 titolari di autoscuole, una di Oriago e una di Marghera. Stesso destino anche per i clienti che si sarebbero prestati al raggiro. Tutto è iniziato nel 2010 dopo una segnalazione. In poche parole, il titolare dell'autoscuola si appoggiava ad un esperto di quiz ministeriali di 25 anni e lui rispondeva materialmente alle domande. Poi la prova pratica veniva sostenuta dal cliente vero e proprio. Marino Zorzato parla della scissione tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra e dice: Berlusconi è un sogno, Alfano è il futuro. Dipende sempre dalla parola responsabilità. Stando alle dichiarazioni di Marino Zorzato, lo strappo consumato a Roma tra Berlusconi e Alfano non provocherà terremoti in regione, a meno che qualcuno non si dimostri irresponsabile. Chi si porrà un problema in Veneto di assetti, di sedie, di poltrone, beh, lo vada a dire ai cittadini che di tutto hanno bisogno, ma sono talmente arrabbiati con noi che facciamo politica, perché delle volte non diamo risposte, che credo che con molta umiltà dovremmo chiedere scusa delle cose che non facciamo, lavorare invece che 8 ore, 12, 15 ore al giorno per loro e sapere anche che qualche volta non dobbiamo aspettarci gratitudine, perché è un dovere fare quello che facciamo. E quando qualcuno dirà che tutto si riduce a una sedia, a una poltrona, a un giro di valzer, beh, se ne assumerà nei confronti di Veneti la responsabilità. In regione tra Consiglio e Giunta, la maggior parte degli ex PDLini sembra orientata ad aderire al nuovo centrodestra. C'è ancora qualche indeciso che scioglierà le riserve nelle prossime ore. Il clima, nonostante gli attestati di stima reciproca, sembra tutto tranne che idilliaco. E già si iniziano a fare i conti. La neoformazione guidata da Alfano balla tra il 7 e il 10% delle preferenze. Dopodiché devo dire la verità. Visti i sondaggi di queste ore, francamente rispetto alle Cassandre, beh, le colombe volano in un cielo meraviglioso. Ed ora lo sport, il basket. La Reyer ha ottenuto finalmente la vittoria battendo Milano al Tagliercio ieri sera. Vediamo. La Reyer ce l'ha fatta. Lunedì sera in casa ha battuto Milano con un punteggio finale di 88-82, fermando di fatto la corsa avversaria. Una partita equilibrata che per 3 tempi ha visto le 2 formazioni rispondersi colpo su colpo con gli ospiti, capaci di rispondere prontamente al primo tentativo di allungo oro granata. Squadra meritato.
la vittoria, avendo per maggior parte vantaggio, addirittura dal decimo in poi vinto tre quarti, che conferma che la vittoria è stata meritata. A decidere l'incontro un André Schmidt indemoniato, salito di giri nel quarto e decisivo periodo, quando ha mandato a bersaglio una raffica di canestri incredibili che hanno poi costretto la formazione di banchi ad alzare bandiera bianca. Bene anche Luca Vitali. Complimenti ai miei giocatori che hanno creduto, hanno lavorato bene questa settimana. Certamente è merito loro e non posso altro che sperare che quotidianamente lavoreranno come l'hanno fatto in questa settimana. Ho cercato soltanto di pensare a domani, cercando di dare i concetti difensivi che stasera si sono visti sia nel bene che quando non li abbiamo eseguiti nel male. Una bella partita che però non ha cancellato la figura di Mazzon tra i tifosi, che in apertura del secondo quarto l'hanno omaggiato con uno striscione come doveroso ringraziamento per i 4 anni trascorsi in Laguna, dimostrandogli di essere rimasto nei loro cuori. Vi ricordo domani la Marea Venezia, marea molto sostenuta alle ore 11. Eccolo qui, dicevamo alle ore 11, picco massimo di 125 centimetri. E vi ricordo questa sera a partire dalle 21.05 focus dei cicloni naturali e di quelli politici si occuperà, confrontando l'alluvione sarda, quella che devastò il Veneto 3 anni fa. Ospiti del direttore Luigi Bacialli ci saranno Diego Volpe Pasini, Gennaro Marotta, Alessio Morosin, Settimo Gottardo, Antonella Tocchetto, Manes Bernardini, Luca Mori. E come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.